veramente un po' singolare essere chiamato giovane, visto che ho 64 anni, però insomma per il resto va bene così. Sono qui con Sergio Brovelli, uno degli inventori di questa tecnologia dell'Università di Milano Bicocca. E vi vorrei far prima di tutto vedere un brevissimo video. Il riscaldamento globale ci impone di cambiare fonti di approvvigionamento energetico. La Commissione europea ha emanato delle norme che impongono che dal 2020 tutti i nuovi edifici siano zero energy building. I tetti degli edifici di grandi dimensioni non sono sufficienti a rendere energeticamente indipendenti i palazzi attraverso il fotovoltaico classico. Le superfici vetrate, al contrario, potrebbero essere sfruttate per produrre energia. Sono Franco Meinardi, sono un fisico della materia dell'Università di Milano Bicocca. Io sono Sergio Brovelli, uno scienziato dei materiali dell'Università di Milano Bicocca e uno dei fondatori dello spin-off Glass to Power. Questa società è nata nel 2016 con lo scopo di industrializzare e portare in commercio una nuova classe di dispositivi fotovoltaici. Queste sono di fatto delle finestre fotovoltaiche semitrasparenti che permettono di convertire le facciate di grandi palazzi in generatori distribuiti di energia. Glass to Power, l'energia invisibile. Invisibile. Ok. Allora, dato che abbiamo poco più di 3 minuti, vi spiego molto rapidamente. Stiamo parlando di building integrated photovoltaic, cioè tutte le tecnologie che consentono di integrare e produrre energia all'interno di un edificio. Considerate che, come il video diceva, esiste una legge dello Stato italiano e una direttiva europea che dal 1 gennaio del 2020 prescrive che tutti i nuovi edifici devono essere zero energy building, altrimenti non potranno essere costruiti. Quindi esiste evidentemente un mercato molto importante, questo ovviamente è sempre in funzione del riscaldamento globale. Noi abbiamo realizzato all'interno di un equilibrio tra efficienza, estetica e costo una tecnologia che consente di ottenere questo in maniera effettivamente poco costosa, relativamente poco costosa, comunque con un ritorno economico relativamente breve nel tempo, con una estetica molto buona e un'efficienza piuttosto elevata attraverso nanoparticelle di cui il professor Borelli è particolarmente esperto. E il mercato, come avete capito, è un mercato che sta crescendo in maniera straordinaria in tutto il mondo, ma in particolare in Europa. Considerate che queste direttive le hanno applicate anche in Cina, anche in California, per cui diciamo sono direttive molto diffuse ormai dappertutto, e siamo passati nel giro di 2 anni dai laboratori di Milano Bicocca a un centro produttivo che si trova a Rovereto, nell'ambito diciamo del polo meccatronica di Rovereto, di Trentino Sviluppo, dove stiamo realizzando nanoparticelle in quantità industriale attraverso un progetto finanziato dalla provincia di Trento per 1,5 milioni di euro, e stiamo realizzando delle piramidi in collaborazione con Ferrovie dello Stato e con Sirti per la realizzazione di sistemi che consentono di rendere più consapevoli tutti i cittadini nella capacità di produrre energia, nel consumo dell'energia. Insomma, per noi power significa energia, glass to power è l'energia che deve essere consumata nella maniera corretta. Un'altra cosa interessante sono tutti quanti voi avete presente questi vetromattoni che Bormioli inventò circa 70 anni fa. Abbiamo realizzato dei vetromattoni che consentono di produrre energia elettrica, ma in più avere un'efficienza termica molto maggiore del vetromattone che esiste attualmente e che purtroppo per tanti motivi non può essere più utilizzato, perché il vetro ovviamente è un buon conduttore di calore, per cui se le due parti del vetromattone all'esterno e all'interno sono collegate fra di loro ovviamente non funziona bene, e invece adesso funzionano molto bene, e abbiamo un progetto in corso che vede la realizzazione di 1 milione di vetromattoni l'anno per Bormioli. E la società è molto cresciuta nel tempo, è stata costituita nel settembre del 2016, esattamente 3 anni fa, con 300.000 euro di capitale e 12 soci. Abbiamo avuto 2 round di crowdfunding che hanno portato un post money della società a 11.250.000 euro, quindi
siamo particolarmente, come dire, valorizzati dal mercato. Abbiamo oggi 560 soci, di cui però, diciamo, una decina sono veramente molto grandi, con un socio di riferimento industriale molto importante. E stiamo andando, e questo forse è la cosa più importante che volevo dirvi, e stiamo andando verso un aumento di capitale molto significativo, supportati dallo studio Orrick, che è uno studio legale multinazionale molto importante. Abbiamo una validazione tecnologica da parte del Fraunhofer Institute, abbiamo un'analisi di mercato realizzata dalla divisione consulting di Philips, e la valutazione complessiva della società è stata fatta dal professor Sancetta per 21.960.000 euro, e diciamo a metà di ottobre ci sarà un'assemblea dei soci che stabilirà un aumento di capitale probabilmente per 9 milioni di euro, che acquisiremo soprattutto da partner e soci di natura industriale, perché vogliamo evidentemente completare la filiera industriale e arrivare sul mercato. Abbiamo già accordi internazionali con il Brasile, con Dubai, e stiamo cercando di andare anche sul mercato internazionale. That's all. Materiali o no? Professore. Sì, io non dovevo essere. Sì, lo so che non devi. Quindi sono venuto ad accompagnare, ho detto vabbè, già che ci siamo, vi faccio vedere. Soprattutto se qualcuno ha qualche domanda di natura tecnica, poi se voglio, magari. Io sono presente dopo e quindi possiamo anche parlarne. Sì, abbastanza. Ma scusi, mi fate una domanda molto semplice e banale. Ma sta nanoparticella è un brevetto vostro o è una roba che c'è in tutto il mondo? Che sì, avete? È un brevetto nostro. Dell'università di... Adesso di Glass to Power. Oggi è vostro della società, sì. Però è un brevetto vostro. Cioè il vetro, la dico male, il glass che fa l'energia ci siete voi con altri, perché ci sono altri, ma quella nanoparticella ce l'avete solo voi? Sì, di fatto sì. Vabbè, grazie. Grazie. Sono 23 i brevetti. 23 brevetti. 23 brevetti, sì.